Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la visita a Pescara dell'ex presidente della Slovacchia Rudolf Schuster, arrivato nel capoluogo adriatico in occasione dell'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione dell'Università Telematica Leonardo da Vinci. Il servizio di Francesca Romana Testi. È atterrata all'aeroporto di Pescara poco prima delle 11 di questa mattina. Rudolf Schuster, ex presidente della Slovacchia, arriva nel giorno dell'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione dell'Università Telematica Leonardo da Vinci. I think it's better to have a university. Molto importante avere un'università non localizzata a Roma o a Bratislava o a Praga, in città importanti come queste, ma averla in una location fuori dai centri storici, in modo tale da localizzarla ovunque, ed è il motivo anche per cui hanno localizzato la loro università a Skalice in Slovacchia proprio. Qual è la sua ambizione per quest'università da questo momento in poi? I think the cooperation in Central Europe, but di collaborare a livello internazionale, quella di portare appunto le università anche a livello senza confini. Bisogna portare le tecnologie più moderne e lavorare assolutamente senza confini. Idee chiare, l'ambizione di puntare alla cooperazione europea. L'Abruzzo diventa regione strategica, lontana dalle logiche delle grandi città. Un progetto che nacque molti anni fa e di cui parlò per la prima volta con l'ex presidente Ciampi. Si ricorda di quando il presidente Ciampi era presidente della Repubblica Italiana nel momento in cui era presidente della Repubblica Slovacca, e durante una visita presso la sua casa in Košice avevano discusso di questa possibilità di cooperazione, e il momento è arrivato, il momento in cui iniziare questa cooperazione internazionale e trasportare l'Italia all'estero è arrivato. La visita sarà all'insegna del lavoro e della programmazione. Da oggi l'attenzione sarà rivolta alla crescita e allo sviluppo. No, I think when there will be time. Assolutamente in questi giorni non ci sarà l'occasione, ma appena avrà modo molto volentieri visiterà tutte le città più interessanti dell'Abruzzo, e adesso in questo momento bisogna avere una chiara visione e iniziare a concretizzare il tutto. Ed ora la cronaca. Rapina a mano armata questa mattina nell'ufficio postale di Villa Romagnoli di Mozzagrogna, in provincia di Chieti. Due banditi, uno armato di pistola, l'altro di coltello, hanno fatto irruzione nell'ufficio postale e hanno minacciato l'impiegata facendosi consegnare il denaro in cassa, circa 2.000 euro, ma senza aprire la cassaforte. I carabinieri di Ortona stanno indagando su quanto accaduto e sono stati disposti posti di blocco lungo tutta la rete viaria frentana. E torniamo all'aeroporto d'Abruzzo e torniamo a parlarne, perché domani è fissato l'incontro tra il governatore della regione Luciano D'Alfonso e i vertici di Alitalia per affrontare la delicata questione del taglio dei collegamenti aerei con la capitale. Intanto da ieri la compagnia di volo ha sostituito il collegamento con uno via terra utilizzando dei pullman, una situazione che preoccupa l'associazione Pescara Mi Piace, che da tempo lancia gridi d'allarme a riguardo della situazione dell'aeroporto. Vediamo il servizio. Si torna a parlare dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo, ma soprattutto in questo caso di Alitalia, perché va avanti la storia di quella che può essere un pericolo anche per i collegamenti. La novità qual è? Da ieri Alitalia ha sostituito gli Airbus con gli autobus, quindi si va dall'aeroporto di Pescara verso Fiumicino non più con gli aerei ma con gli autobus messi a disposizione da Alitalia, che tra l'altro va in concorrenza alle aziende locali che quotidianamente collegano Pescara con Ciampino e con Fiumicino. Era stato annunciato un incontro del governatore D'Alfonso proprio con Alitalia e avevano detto che questa è una situazione che in qualche modo si era verificata anche in altri aeroporti come quello dell'Umbria. In questo caso ci sono ancora delle possibilità secondo voi? Domani il governatore D'Alfonso andrà a Roma, incontrerà i vertici Alitalia, ma oramai è tardi, i buoi sono fuggiti e andrà a chiudere la stalla dopo la fuga dei buoi. Quali possono essere le conseguenze su Pescara? Ma l'aeroporto è in caduta libera, e Ryanair difficilmente tornerà, il governatore ha passato la palla nelle mani del ministro Delrio, è difficile secondo me modificare il decreto legge 145 che regolamenta la gestione degli aeroporti minori. Continuiamo a parlare di trasporti. Le associazioni del trasporto regionale chiedono all'ente regione il sostegno per proiettare l'Abruzzo, i cittadini e le imprese nel mercato globale. Il servizio di Elisa Leuzzo.
Confartigianato Trasporti, Assotir, Fiat Fai, Fita CNA, Casa Artigiani e Anita Abruzzo si uniscono e presentano proposte per il settore del trasporto abruzzese, visto il calo della produzione e la conseguente riduzione delle merci trasportate. Vanno fatte delle scelte, andavano fatte delle scelte, noi siamo un po' in ritardo, diciamo, a livello regionale rispetto ad altre regioni, non tanto per le strutture perché ne abbiamo tante, ma siamo in ritardo per una politica integrata della logistica e del trasporto a livello locale. Nel tempo si è capito che le imprese di produzione vanno dove ci sono dei sistemi logistici e trasportistici che permettono il movimento rapido delle merci, perciò dei risparmi sul prodotto finale. E pensare che l'Abruzzo non utilizzi le proprie strutture per dare questa possibilità a nuovi insediamenti industriali, perciò produttivi, è pazzesco, perché noi abbiamo perso circa, negli ultimi 10 anni abbiamo perso quasi il 46% della produzione. Siamo una regione che ha perso più trasporti, più nodi di trasporti in Italia, preceduti solo dall'Umbria. Siccome il tessuto industriale, perché noi trasportiamo quello che gli altri producono, il tessuto industriale purtroppo sta scemando sempre di più, automaticamente non abbiamo più merce da trasportare e vediamo nella logistica e nella portualità uno strumento per poter incrementare i volumi delle merci da trasportare. Ovviamente noi auspichiamo che i porti abruzzesi siano inseriti nell'autorità di sistema portuale di Civitavecchia, ma anche in ultima analisi anche ad Ancona non ci interessa più di tanto per come adesso è strutturata la governance dell'autorità di sistema portuale, per cui chiediamo e vorremmo essere più incisivi e quindi più ascoltati dalla politica e dalle istituzioni abruzzesi in maniera tale che tutto il territorio e quindi le imprese vengano inserite in un discorso globale. E proprio di trasporti si occuperà il Consiglio regionale che sta prendendo il via, una seduta straordinaria per parlare tra le altre cose proprio dell'aeroporto d'Abruzzo, delle tratte ferroviarie e della società unica del trasporto TUA. Ci sarà anche un presidio dei lavoratori del settore della Filt CGL Abruzzo proprio davanti alla sede dell'emiciclo. Andiamo avanti parlando di banche, tutto pronto per l'avvio della vendita delle 4 banche Etruria, Marche, Cariferrara e Carichieti sotto la regia del presidente Roberto Nicastro. Secondo l'ANSA, nel pomeriggio sarà inviato l'info memorandum ad una ventina di soggetti che hanno manifestato interesse tra fondi e banche italiane ed estere. L'invio del documento arriva con una settimana di ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale rallentata dai via libera delle autorità competenti. In particolare si attendeva il placet dell'Agenzia delle Entrate sulla questione dei crediti fiscali sulle perdite. Andiamo avanti, prosegue la protesta dei lavoratori ex PAP impiegati nel servizio distribuzione pasti dell'azienda sanitaria Teramana, ad oggi senza lavoro e con un grande punto interrogativo sul loro futuro, una questione che il manager della ASL vede invece con chiarezza. Ascoltiamo. Continuano a protestare i 46 lavoratori, ormai ex dipendenti della PAP. Questa mattina la protesta si è spostata all'ingresso dell'ospedale Mazzini di Teramo, dove i lavoratori, con il supporto dei sindacati, hanno distribuito volantini ai cittadini. Abbiamo deciso non a caso di farlo presso i presidi ospedalieri perché la ASL ha, a nostro avviso, delle responsabilità ben precise che vengono da lontano, dal 2014, l'abbiamo detto tante volte e con forza lo vogliamo ribadire anche oggi, perché soprattutto alla luce di come si sta svolgendo questo servizio in queste settimane riteniamo che ci siano le condizioni per continuare a garantire un futuro anche alle persone attualmente rimaste a casa. Perché ci sono delle carenze? Non solo a nostro avviso ci sono delle carenze, ma c'è un utilizzo del personale alquanto improprio. Una vicenda che il manager della ASL, Roberto Fagnano, vede invece con chiarezza. È vero che in passato i lavoratori sono stati riassorbiti dalla ASL, ma essendo stato riappaltato l'intero servizio, su sollecitazione anche dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'azienda sanitaria ha un importante risparmio annuo. Il servizio oggi viene svolto
per 1.050.000 euro all'anno in meno rispetto allo scorso anno, con i quali l'azienda può raggiungere un equilibrio economico, sostenere i maggiori costi dei farmaci per l'epatite C, degli farmaci antitumorali e tutti i maggiori costi che si sono rilevati su questi argomenti durante il corso dell'anno 2015. Ora, è del tutto evidente che non è possibile che si chieda all'azienda sanitaria di rivedere questa procedura d'appalto. È inimmaginabile. Questa è una procedura regolare che si è svolta sotto gli occhi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, peraltro anche eventuali clausole sociali che non si aprono nel caso simile. È difficile che possano essere invocate qualora il prezzo non è determinato liberamente dall'azienda, ma da un soggetto eteronomo rispetto all'azienda. Per i lavoratori noi non possiamo prendere un impegno diretto. Certamente si potrà suggerire per il futuro quelle che saranno, diciamo, nuove attività dell'azienda. Parliamo per esempio dell'assistenza domiciliare, parliamo per esempio dell'apertura di uno o due RSA, la prima probabilmente quella di Giulianova, che potranno in qualche modo riassorbire questa tipologia di lavoro. Si è insediato questa mattina in Regione Abruzzo il nuovo difensore civico Fabrizio Di Carlo. Giorgio Alessandri. È Fabrizio Di Carlo, il nuovo difensore civico della Regione Abruzzo, al fianco dei cittadini e per i cittadini che potranno ricorrervi per le questioni di accesso ai servizi o accedere a informazioni che la pubblica amministrazione si rifiuta di fornire. L'incarico di Di Carlo durerà 5 anni e subentra all'uscente Sisti. Primo obiettivo, proseguire il lavoro svolto finora e potenziare l'attività degli uffici. Ma innanzitutto prendere atto di quello che è lo stato dell'ufficio, che so che è un ufficio che ha molto lavorato e ben lavorato in questi anni, e poi cercare di valorizzarne la funzione e di ampliarne quello che è il ruolo in quello che mi sembra un atteggiamento doveroso da portare avanti, perché questa è un'autorità importante. Credo che possa diventare ancora più importante nel corso degli anni. Penso che ci sia molto da lavorare e occorre incominciare a farlo presto. Come si può migliorare appunto questo ufficio a cui il cittadino si può rivolgere? Innanzitutto la cosa credo fondamentale sia quello di continuare a fare quello che già faceva, ha fatto lodevolmente il difensore civico uscente, cioè continuare a diffonderne la notizia dell'esistenza e l'uso, le facilità, le possibilità di accesso, che è un accesso tutto sommato semplice e a costo sostanzialmente zero. E poi forse vi sono anche altri modi, ma queste sono questioni sulle quali occorrerà riflettere, per valorizzare quella che è una funzione di tutela e di garanzia dei diritti dei cittadini, dei diritti e degli interessi soggettivi dei cittadini. Quindi continuare, diffonderne l'uso e le istruzioni per l'uso, diciamo così. E adesso torniamo a parlare della crisi di maggioranza al comune di Teramo. Continua il silenzio stampa del sindaco Maurizio Brucchi sul futuro della sua giunta, e questa mattina invece abbiamo ascoltato il consigliere di opposizione Gianluca Pomante. Tutte le opposizioni continuano a chiedere le dimissioni del sindaco. Sentiamo. Qui a Teramo la pausa di riflessione del primo cittadino Maurizio Brucchi continua. Crisi in maggioranza con l'uscita nei giorni scorsi del ormai ex assessore ai lavori pubblici Giorgio Di Giovan Giacomo. Cosa ne pensa l'opposizione, che ad oggi ancora non c'è una risposta? Ma è grave, data la situazione economica e finanziaria della città, credo che sia inutile ormai continuare a fare questo balletto di poltrone, anche abbastanza deludente tutto sommato. Consiglieri che escono e rientrano in maggioranza, altri che sostengono di essere fuori dalla maggioranza ma continuano a fare da stampella comunque ad una maggioranza che non esiste più. A me sembra davvero il falò delle vanità ormai, sono tutti attaccati alle poltrone, tutti pressano per avere una poltrona, ma nessuno si preoccupa del fatto che l'anticipazione di cassa è arrivata a 15 milioni di euro, che c'è una morosità latente che sta rischiando seriamente di incrinare il bilancio, di mettere a repentaglio il bilancio, e soprattutto, come ha affermato l'assessore Guardiani, c'è un problema concreto con le attività produttive che continuano a chiudere, continuano a fallire e svalutano i crediti che il comune dovrebbe esigere. C'è da dire che io gli ho proposto
proposto con un comunicato stampa dato questa mattina ai giornali di creare una task force di 5 assessori, quanti sono i settori dell'ente, per cercare di provvedere all'emergenza, per cercare di rimettere a posto la città, anche eventualmente dichiarando lo stato di predissesto o di dissesto. Questo ci consentirebbe di avere fondi freschi dallo Stato e soprattutto di cercare di muovere l'economia. Se non riparte l'economia, Teramo è perduta e ormai è sotto gli occhi di tutti. Cambiamo argomento, un convegno dedicato ai giovani e agli imprenditori, White Information, organizzato dai giovani di Confindustria, quest'anno ha scelto di focalizzare la sua attenzione sull'alternanza scuola-lavoro. Un incontro dedicato all'alternanza scuola-lavoro, ci sono i giovani imprenditori, ci sono degli incontri one to one, qual è l'obiettivo fondamentale? Cercare di ridurre sempre di più le distanze che ci sono ancora oggi tra due mondi che sono la scuola e l'impresa, proprio per cercare di far comprendere ad ambedue le realtà, quelli che sono i linguaggi e le necessità che provengono dal mondo scolastico e dal mondo imprenditoriale, e in questo i giovani imprenditori svolgono un ruolo di ponte, di catalizzatore, proprio per cercare di facilitare il contatto fra questi due mondi. Quali sono i protagonisti di questa giornata? Da un lato si parla di studenti, dall'altro di imprenditori. Rappresentanze di imprenditori e alunni possano trovare delle sinergie tra di loro, sviluppando anche dei progetti in co-working che poi saranno anche premiati al termine di questa manifestazione con il premio Bruno Ballone, che è un premio che noi come giovani imprenditori oramai abbiamo portato avanti, questa è la terza edizione. Quale vuole essere l'ambizione quando si mette un giovane davanti a un'impresa? Creare un investimento a lungo termine, avere la possibilità di in qualche modo influenzare il percorso formativo di un ragazzo e soprattutto avvicinarlo a quello che è il mondo industriale del proprio territorio. Da domani al 26 aprile al via il tour per promuovere i borghi e le tipicità del teramano in Olanda e in Belgio. Vediamo. Si svolgerà dal 20 al 26 aprile un tour per promuovere il territorio teramano sul mercato turistico olandese e belga, puntando su natura, cultura, enogastronomia e lifestyle. Io da 6 anni vivo qui a Teramo e mi piace molto questa terra e ho pensato facciamolo conoscere meglio ai olandesi e ai belgi. E così è nata questa idea di proporre quello che conosco io qui, di farlo conoscere anche a loro attraverso percorsi nella natura, nei borghi, durante le cene, le pranze di enogastronomia così importante in questa terra. Il tour come si svilupperà? Ci vengono domani notte una editrice, un fotografo e una giornalista olandese che girano un percorso stabilito da me. E ogni tanto l'accompagno, ogni tanto vanno da soli perché parlano pure l'italiano. E il loro mestiere è di girare tutto il mondo, di far conoscere, di far vedere agli olandesi insomma posti belli in tutto il mondo, e questa volta l'Abruzzo. Un'iniziativa promossa dall'Associazione Culturale Teramo Nostra con il supporto del Consorzio BIM e l'organizzazione dell'AIA. Abbiamo cercato di unire cultura e gastronomia e bellezze naturali, e quindi è una sinergia che si fa poco e si dovrebbe fare molto di più. Per quanto riguarda il programma, quali saranno gli ospiti? Gli ospiti sono la direttrice di una rivista olandese, c'è anche un sito, un blog che ogni giorno viene visitato da più di 4.000 visitatori, quindi è un'opportunità che noi non ci siamo voluti lasciare sfuggire, perché è necessario veramente che si faccia. Solo se facciamo sinergia tra tutte le forze si può uscire da questa crisi, questa anche in prospettiva futura soprattutto. Giunge alla sua 40ª edizione la mostra del fiore, che è stata presentata ufficialmente questa mattina. Andiamo a vedere. 40 edizioni sono una conferma, una garanzia. L'ambizione è quella di diventare di carattere nazionale. Il porto turistico diventa il fulcro della mostra del fiore, più di 150 espositori, tutta la regione coinvolta. La Camera di Commercio credo si sia espressa al massimo. Noi oggi di fatto siamo diventati con la mostra del fiore un incubatore di 17 regioni, come dicevo, di 214 espositori, una manifestazione che è cresciuta in modo importante, ormai tutto il porto turistico
turistico, è una sintesi tra fiore, mare, barche, per cui diciamo, stiamo esprimendo la nostra massima potenzialità. Per fare l'ulteriore salto di qualità occorre un massiccio intervento, importante intervento dell'istituzione regionale. 60.000 le presenze registrate lo scorso anno, quest'anno si punta ad aumentarle, ma l'ambizione è nazionale. Quest'anno si punta ad aumentarle per questa mostra che è grandissima, 220 aziende, la regione, i parchi e tutto ciò che è il contorno, ma ciò che è più importante è che dovrebbe essere il trampolino di lancio per il 2017 che vorremmo diventare nazionali. E adesso apriamo la pagina dello sport e iniziamo dal calcio di Serie B. Oggi si gioca per intero il turno infrasettimanale. Ieri c'è stato l'anticipo tra Cesena e Crotone, finito 2-1, risultato che tocca da vicino il Pescara e che rende la partita contro lo Spezia ancora più decisiva. Allora andiamo a vedere insieme alla grafica il riepilogo della 37esima giornata. Ascoli-Bari, Avellino-Trapani, Brescia-Virtus-Entella, come detto Cesena-Crotone finita 2-1 ieri sera, poi Como-Cagliari, Livorno-Latina, Modena-Perugia, Salernitana-Vicenza, Spezia-Pescara, Ternana-Provercelli e Virtus-Lanciano-Novara. Restiamo a parlare del Pescara, questa sera all'Alberto Picco, abbiamo già detto, partita decisiva contro lo Spezia in chiave playoff. I ragazzi di Oddo cercano la quarta vittoria consecutiva, ma per il tecnico del Pescara è sempre emergenza formazione. Alla lista di assenti già molto lunga di venerdì scorso si è aggiunta la squalifica di Memusciai. Il baby Ventola è stato recuperato in extremis ed è regolarmente partito per la Liguria. Due ballottaggi, Bruno in vantaggio su Selasi per la sostituzione del capitano biancazzurro, Verde invece in vantaggio su Mitrizza per un posto nel tridente con la Padula e Pasquato. La trasferta di La Spezia è stata solo ieri vietata dal prefetto del capoluogo ligure ai tifosi del Pescara. Per quanti hanno acquistato il tagliando c'è la possibilità di ottenere il rimborso recandosi con il biglietto nella ricevitoria dove è stato fatto l'acquisto. Per gli acquisti fatti con carta di credito sarà il circuito ETES ad effettuare il rimborso con accredito sulla stessa carta. La partita di questa sera sarà diretta da Di Paolo della sezione di Avezzano. Andiamo in casa dello Spezia adesso, che si presenterà all'appuntamento con le assenze del baby Okereke, di Postigo, di Nenè e di Guante. Dovrebbe recuperare l'ex di turno Calaiò, che guiderà il tridente completato da Piccolo e Catellani. Valentini ed Errasti giocheranno al posto di Postigo e Guante. Ascoltiamo le parole del tecnico spezzino Mimmo Di Carlo. Ci sono ancora tante partite. L'importante è che noi vogliamo essere protagonisti di questo, vogliamo esserci, perché questa è la cosa importante, esserci e lottare per questo finale campionato per arrivare in playoff. Però c'è ancora tutto da decidere e tanto da decidere in questo campionato. E le sorprese possono anche venire fuori nelle ultime due giornate, c'è niente da fare. Allora, se bisogna pensare chi andrà nei playoff, è inutile starci tanto a pensare. Okay, perché se è tutto da decidere dipende molto da delle volte degli episodi, dipende molto da come sta la squadra, dipende molto da come si va in campo, e essere protagonisti noi vogliamo esserlo, ma soprattutto è l'atteggiamento che conta, e l'atteggiamento deve essere quello di uno Spezia che vada ad affrontare ogni partita cercando di aggredire l'avversario, cercando di giocare in velocità, provando a mettere in campo quello spirito di squadra che oggi è uno spirito di squadra di alto livello contro una squadra che è il Pescara, che sappiamo bene, e lo diciamo qua, che a livello tecnico, con un giocatore davanti che fa la differenza, è un livello tecnico straordinario, perché la qualità tecnica del Pescara è una qualità superiore a tante squadre che abbiamo affrontato fino ad oggi per lottare per i playoff. Facciamo i complimenti alla Padula, sperando e sinceramente che questa partita qua possa rimanere a secco, perché comunque lo Spezia in questo momento qui, oltre a guardare la Padula, deve guardare soprattutto a se stesso, che è la cosa più importante. Sapete bene che noi rispettiamo l'avversario per la qualità che ha, ma guardiamo molto a noi stessi, e quando mettiamo in campo le nostre armi
già siamo il 70% avanti per ottenere il risultato. Altra sfida decisiva, quella del Guido Biondi tra Lanciano e Novara, che Virtus che è in cerca di punti salvezza contro la squadra allenata dall'ex Marco Baroni, che è in piena lotta playoff, sfida nella sfida, come detto quella tra i due allenatori. Primo Maragliulo è stato vice di Marco Baroni proprio a Lanciano due stagioni fa e a Pescara lo scorso anno, ma Baroni non sarà l'unico ex della serata, visto che nell'undici titolare dei piemontesi figureranno il centrocampista Federico Casarini e il difensore danese Magnus Trost, che ha lasciato l'Abruzzo lo scorso agosto prima dell'inizio del campionato. Baroni ha un solo dubbio per quanto riguarda la formazione: in porta, se non recupera Da Costa, toccherà ancora al terzo portiere Pacini. Nella Virtus rientrano dalla squalifica Bacinovic, Amenta e Aquilanti. Unico dubbio è il ballottaggio tra Rigione e Salviato. Direzione di gara affidata a Maresca della sezione di Napoli. Per la Virtus è un momento particolarmente delicato, visto che domani dovrebbe esserci la pronuncia del Tribunale federale sulla eventuale penalizzazione. Una vittoria dunque potrebbe essere ancor più importante per limitare i danni proprio per quanto riguarda la penalizzazione. E vi ricordo che questa sera a partire dalle 8:20 circa c'è diretta stadio con Andrea Costantini e i nostri inviati sui campi per seguire le partite della Serie B. Adesso scendiamo in Lega Pro. Ieri pomeriggio a Teramo Vincenzo Vivarini e Renato Cifaldi, rispettivamente allenatore della prima squadra e della Berretti del Teramo, hanno tenuto una lezione di tattica all'albergo Abruzzi. Il tecnico di Ari, eletto panchina d'oro della Lega Pro, al microfono di Jacopo Forcella, ha parlato anche della stagione vissuta sulla panchina del Diavolo, ora che la salvezza è stata conquistata anche secondo la matematica. Ascoltiamolo. Ai 50 anni dell'Associazione Italiana Allenatori non poteva mancare la panchina d'oro della Lega Pro di quest'anno. Pronto per questa lezione di tattica? Ho fatto i complimenti proprio al settore tecnico quando ho preso la panchina d'oro per il lavoro che loro fanno durante tutto l'annata, e per tanti anni, per la crescita degli allenatori in Italia, che effettivamente parte proprio dalla sezione regionale fino ad arrivare lì a Coverciano. È un lavoro fatto con meticolosità, con serietà, quindi quando si può dare una mano per far crescere tutto, proprio gli allenatori che ci sono in giro per l'Italia. Un allenatore come dovrebbe rapportarsi sia rispetto alle problematiche economiche sia rispetto al gruppo di calciatori che allena tutti i giorni? Il ruolo dell'allenatore è un ruolo molto molto difficile, perché rientra in tutti i campi. Vai a toccare tanti temi, lavorare in campo è quello che ti dà più gratificazione, però poi invece intorno al personaggio allenatore ci gira intorno un mondo infinito di rapporti, di gestioni, di aspetti, di tanti svariati aspetti, dall'aspetto mentale, all'aspetto ambientale. Devi avere un quadro ben preciso di tutto quello che ti gira intorno, dai minimi particolari. Senti, salvezza, per tornare alle tematiche del campionato, con 3 giornate di anticipo, dovesse dare Vincenzo Vivarini un voto alla stagione di Vincenzo Vivarini, che voto gli darebbe? Un bel 6, me lo do, perché comunque c'è stato tanto rammarico, tanti sogni che magari si erano fatti all'inizio, che però poi non si sono verificati. Però comunque io personalmente l'ho detto anche ieri dopo la partita, dobbiamo essere contenti, perché comunque ne abbiamo passate tante quest'anno. Ed ora andiamo a vedere con Andrea Costantini il resoconto della 31ª giornata di Serie D. La quart'ultima giornata di campionato regala sorrisi solo al San Nicolò. La squadra di Epifani riesce a neutralizzare gli effetti deleteri della sconfitta casalinga con la Recanatese, andando a vincere a Scoppito e giovandosi del passo falso casalingo dei Leopardiani, superati da una San Benedettese già promossa. Così si riapre la corsa al quinto posto, 2 punti da recuperare a 270 minuti dalla fine. Al San Nicolò non resta che fare il pieno e sperare. In terra aquilana, Mattatori Bucchi, autore di una doppietta, e Merlonghi, che così sale
Natale in doppia cifra di marcature. Inutile il momentaneo pareggio per la Minternina di Giordano. La squadra di Di Felice è apparsa demotivata e rassegnata al verdetto della retrocessione che aspetta solo la matematica. Stesso discorso per il Giulianova, che comunque ha lottato contro la Fermana. Alfadini tutte nella ripresa le marcature di Molinari, autogol di Marzucco e Mastrilli. Proprio i canarini di Flavio Destro sono un terzo incomodo per la lotta al quinto posto. Lo scontro tra Fermana e Recanatese della penultima giornata potrebbe essere decisivo e il San Nicolo spera di usufruire di un eventuale segno X. Chi ha sciupato un'altra occasione per inserirsi in questa lotta è il Chieti, che a Montegranaro non è andato oltre lo 0-0 contro una Folgore Veregra a caccia di punti salvezza. Le due squadre si sono date battaglia ma hanno creato molto poco e alla fine è venuto fuori un pari che non serve a nessuno. Alla Folgore, che ora per salvarsi dovrà puntare ai play-out. Al Chieti, che ora resta a 5 punti dalla quinta piazza. Domenica l'ultimo treno, all'Angelini arriva la Recanatese, c'è l'obbligo dei 3 punti. Ancora una beffa in trasferta per l'Avezzano, a Isernia sblocca subito di Curzio, pareggia Fontana, poi nella ripresa i marsicani fanno Arachiri, perdendo in superiorità numerica e con uno svarione difensivo clamoroso. Anche il pari sarebbe stato prezioso, domenica al De Marsi arriva una Minternina a terra, con una vittoria la salvezza sarà a portata di mano. È tutto, prossimo appuntamento con il TG6 alle 19 e poi alle 23, grazie per essere stati con noi, buona giornata.